Ciao a tutti, bentornati. Torno con i preferiti del mese questa volta. Finalmente, non vedevo l'ora. È uno dei video che mi piace di più fare. Partiamo subito dai prodotti skincare preferiti del mese di marzo. Allora, durante questo mese, in realtà anche il mese precedente, no, questa è la prima che compro, o la seconda, forse la seconda, ed è il contorno occhi della Olen Riksen. Questa è un'azienda di cui vi ho parlato ultimamente e che mi sta dando grandissime soddisfazioni. Il contorno occhi, che è il contorno occhi Banana Brow Eye Cream, ragazze, in realtà lo sto praticamente quasi terminando, è un contorno occhi che mi piace tanto perché schiarisce tantissimo il contorno occhi, almeno il mio. Io in realtà ho le borse, ma anche un po' di occhiaio, un po' di violaceo sotto l'occhio nel contorno occhi. Lei ha la facoltà di schiarirle molto, di dare quella luminosità che io cerco sempre nei contorno occhi, nei prodotti insomma per il contorno occhi appunto, e lui è uno di quelli. Chiaramente lo trovate da Sephora, io ho preso tutto il set con il siero, e anche il siero è uno dei preferiti. Il siero è il Truth Serum, penso anche di questo qui di averne già parlato, è fantastico, è la seconda boccetta che compro, è praticamente quasi terminata. Allora, questa linea è meravigliosa, entrambi contengono vitamina C, questo significa che va a schiarire molto l'incarnato, a donare quella luminosità in più, ad eliminare i rossori, è fantastico. Ha una profumazione molto agrumata, finisce in un batter d'occhio, tanto che questo qui appunto è il secondo, però davvero se cercate un siero o un contorno occhi che vada a schiarire, e chiaramente la vitamina C aiuta tantissimo a schiarire l'incarnato, questa linea qui di Olen Riksen è fantastica, io ve la straconsiglio. Provateli perché sono meravigliosi. Sto utilizzando anche la crema idratante, anche lei mi piace, però questi due secondo me sono da provare e secondo me dovete provarli. Sempre di skincare vi parlo anche di questa crema. Questa crema qui è la crema di Erboria, nella Glow Cream, è una crema illuminante, quindi una crema idratante illuminante. Io non la utilizzo tutti i giorni, ma mi piace tantissimo l'effetto che mi regala questa crema, perché avendo all'interno delle microperlescenze un po' che non so neanche di quale colore sia, nelle microperlescenze, dona all'incarnato un sacco di luminosità. Questo non significa che avrete la pelle unta o lucida, semplicemente luminosa, che è diverso. Chiaramente io la applico non in tutte le zone, tendo ad applicare nelle zone dove io voglio un po' di luminosità in più, tipo la applico qui, non la applico chiaramente in fronte perché sarebbe troppo. La applico in quelle zone dove cerco un po' di luminosità in più, e vi dico che andandoci ad applicare un fondotinta al di sopra avete davvero un effetto bellissimo, fresco, luminoso, quasi effetto bagnato, ed è bellissimo, non lucido. Attenzione, fate attenzione, spero si riesca a vedere, perché insomma è una crema che io sto adorando. Tra l'altro ho fatto tantissima difficoltà a trovarla perché l'ho presa da Sephora, ma era un pezzo abbandonato chissà dove, ma la cercavo da un sacco, anche perché sul sito non riuscivo a trovarla, e poi finalmente l'ho trovata. Altro prodotto che mi sta piacendo un sacco, ma ahimè mi è già terminato, è un gel detergente della Rodial che ho trovato all'interno della Beauty Box di Look Fantastic del mese scorso, anzi no, era sì dell'ultimo mese di marzo, ed è fantastica, è una crema, un gel detergente molto molto buono, al di là della profumazione che mi fa impazzire perché è quasi, sembra quasi un profumo, dona quell'effetto che di solito non, diciamo, non dona quell'effetto tirato, non vi sentite la pelle tirata quando applicate questo prodotto, cosa che di solito i detergenti tendono a fare. Chiaramente se avete soprattutto un detergente in gel o quasi sapone, si tende poi ad avere quella sensazione sul viso di pelle tirata. Questo detergente non lo fa, devo dire che mi sta piacendo davvero tanto tanto tanto. Peccato che sia già finito, vedremo se riuscirò a prendere un altro. Questo qui è il Bean Venom, è una mini size, però è davvero molto 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 buono. Altro prodotto, no, skincare abbiamo terminato. Per quanto riguarda invece il make up in generale, un preferito è questo prodotto, ed è il balsamo labbra di Dior, ed è il Lip Glow Color Review Balm.
è semplicemente un balsamo labbra, non è un rossetto, quindi non è colorato, ha questo color rosa, ma in realtà è trasparente, se vedete, non dona semplicemente un po' di lucidità alle labbra, non è neanche rimpolpante, però molto bella quell'effetto luminoso, un po' con delle perlescenze quasi impercettibili, però molto molto belle. Chiaramente il packaging lo conoscete, se non lo conoscete è veramente molto molto bello. Cerco di sprecarlo il meno possibile, non come se fosse un vero e proprio burro cacao, perché un po' mi dispiace, però è davvero molto molto valido e bellissimo. Altro prodotto make up che adoro è il mascara di Too Faced, ed è questo qui, il Dame & Girl, ve ne ho già parlato diverse volte, ed è il nuovo, perché penso che dopo il Better Than Sex ne siano usciti altri, tra cui uno degli ultimi è questo qui, con questo packaging quasi come se fosse un diamante, ed è fantastico. Lo trovo molto più buono rispetto al Better Than Sex. Trovo che lo scovolino sia, almeno per le mie ciglia, più adatto, e con le setole normali, sempre però a clessidra, tipico dei mascara di Too Faced, però mi dona queste ciglia, almeno le mie, molto molto infoltite, molto allungate, e me le incurva un sacco. Questa cosa mi piace tantissimo. Le cose che mi piace un sacco, tra l'altro, è che nonostante io ce l'abbia da diversi mesi, nonostante sia anche una mini size, certo non utilizzo soltanto lui, utilizzo anche altri mascara, non secca, cosa che molti mascara, tipo il mascara di Dior, mi era piaciuto un sacco all'inizio, dopo neanche un mese praticamente è come se nulla, non è nulla, un mascara qualunque. Invece lui mantiene la stessa performance anche dopo diverso tempo, quindi lui sicuramente lo riacquisterò in versione full size, anche se ho preso il nuovo di Lancome, il Mr. Big di Lancome, che è uscito ultimamente. Voglio comprare anche questo qui in full size, perché è davvero molto 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 buono. Sempre make up, un fondotinta. Come fondotinta preferito del mese, e secondo me sarà preferito per molto tempo, è questo fondotinta di Dior, è il Forever Skin Glow, quindi questo qui della linea dei Forever è la linea illuminante, quindi che dona quella luminosità in più, perché penso ci siano diverse linee di questi fondotinta qui di Dior della Forever. Mi piace tantissimo perché non avete quell'effetto pelle troppo gessata, non avete quell'effetto troppo opaco, che io non amo più purtroppo. Prima utilizzavo tantissimo i fondotinta super matte, adesso non mi piacciono più, preferisco un effetto molto più naturale, molto più luminoso. Lui mi dona proprio quell'effetto, e anche a distanza di ore, nonostante comunque l'interno abbia un po' di oli, ma non avete la pelle molto 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 lucida, non è un fondotinta matte, è molto coprente, ma non avete quell'effetto troppo coprente, troppo mascherone, perché comunque la consistenza è molto molto leggera, quindi essendoci degli oli non avete quegli strati, quell'effetto a strati sulla pelle, quindi stra preferito lui. Altro prodotto che mi sta piacendo tanto è questo rossetto qui di NARS, ed è uno dei nuovi che ho acquistato, ed è il Dolce Vita. Ve l'ho anche mostrato in un video haul di Sephora, ed è questo color nude meraviglioso. Questo qui, voi sapete che io adoro i nude, utilizzo quasi sempre loro, non fateci caso, oggi ho voluto un po' osare, ma generalmente i nude sono i miei preferiti, e lui è molto molto bello. Non è, preferisco sinceramente Mer di MAC, per farvi un paragone come finish. Lui è molto più lucido, quindi è molto più cremoso, Mer è un po' più opaco, però se volete un effetto molto leggero, molto fresco, è veramente molto 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 valido. Lui, sì, ve l'ho detto il nome, Dolce Vita, il packaging, come sempre, il packaging è sempre lui, sempre il solito packaging dei rossetti di NARS, stra favorito. Altro prodotto preferito make up è l'eyeliner di Fenty, ed è il Feel Flyliner, è praticamente lo stesso concetto dell'eyeliner di NABLA. Non ricordo perfettamente esattamente la differenza di prezzo tra i due, però avete la stessa identica performance, quindi una linea nera perfetta, precisa, sottile, la potete chiaramente poi creare come volete. Bellissimo questo eyeliner, vi dura un sacco, ce l'ho da novembre e praticamente mi regala la stessa performance che mi regalava quando l'ho acquistato, quindi è molto 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 valido. Penso costi leggermente qualcosina in più rispetto a NABLA, però se volete provare questa tipologia di eyeliner io ve lo straconsiglio, perché è molto molto valido. Se non trovate magari sul sito l'eyeliner di NABLA, puntate su di lui, perché praticamente
meraviglioso. Altro prodotto top di questo mese è la palette di Makeup Revolution della Reloaded Neutrals 3, con queste colorazioni molto calde ma molto molto belle. Ultimamente sono molto in fissa con questa tipologia di colori caldi, mi piacciono un sacco. Mi piace tanto perché la scrivenza è molto molto piena, sono molto pigmentati. L'unica cosa, sono un po' troppo polverosi i colori scuri, opachi. Vabbè, diciamo che anche le migliori palette tendono a essere un po' più polverosi, gli ombretti opachi appunto, però trovo che sia molto versatile, potete fare un sacco di tipologie di trucchi. Adoro gli shimmer, è molto molto valida, costa davvero poco per la quantità di ombretti e anche per la qualità, perché insomma, se considerate il rapporto qualità-prezzo, io vi straconsiglio questa tipologia di palette di Makeup Revolution. E infatti la sto utilizzando davvero tanto, non so se si riesce a vedere dalla fotocamera, si riescono a vedere le cialde, perché le sto utilizzando davvero tanto e mi piace tanto davvero. Ultimo prodotto preferito di marzo è il pennello di Real Techniques, l'Expert Face Brush. Io ormai sono un'abitué di questo pennello, è il secondo pennello che acquisto, perché l'altro praticamente è morto, è deceduto, perché perdeva setole dopo diversi anni che ce l'avevo. Ma lui, mi rendo conto che, insomma, mi sono resa conto che quando l'ho riprovato e l'ho riutilizzato così da sano, è tutta un'altra storia, cioè non ce n'è per nessuno, soprattutto per la stesura dei fondotinta. Lui è perfetto per qualsiasi tipo di prodotto, per qualsiasi tipo di finish, di tipologia di fondotinta. Stende il fondotinta in maniera uniforme, non crea striature, è facile, è davvero molto 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 valido. Io lo adoro. Tra l'altro il mio packaging era un po' diverso rispetto a questo qui, hanno fatto un restyling, ma trovo che sia stravalido. Nulla, finalmente ho girato il video dei preferiti del mese di marzo, quindi torneremo ogni mese con questa tipologia di video. E nulla, spero di avervi tenuto compagnia, di avervi dato qualche chicca. Io resto a casa, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!